Ciao amici e Revotech a tutti. Lo scorso anno OnePlus Nord ci era piaciuto, un telefono che abbiamo trovato equilibrato e che per la sua fascia di prezzo si era piazzato sul podio dei migliori. Sarà così anche per questo OnePlus Nord 2? Ve lo diremo nella nostra recensione. Ma prima ringraziamo ceotech.it, il blog sulla tecnologia più figo che ci sia. Venite a visitarci a leggere le nostre recensioni scritte dedicate in una sezione apposita del blog. Iscrivetevi al canale YouTube, sfondate il tasto like e condividete il nostro video. All'interno della confezione troviamo un cavo USB USB-C, una cover in silicone semitrasparente e un alimentatore da ben 65 watt. Alla faccia di chi ci spaccia top di gamma da 1500 euro con solo il cavo. Nord 2 è realizzato in vetro e per un medio gamma non è affatto scontato. Il frame è in plastica, ma i tasti sono in metallo. Si tiene bene in mano, è compatto ed è ben bilanciato. Pesa 189 grammi. E le dimensioni sono 158,9x73,2x8,25 mm di spessore. Rispetto ai telecomandi che ci sono adesso in giro, tornare a dimensioni umane è sempre molto piacevole. Il display è da 6,43 pollici Fluid AMOLED da 90 Hz con risoluzione Full HD+. Davvero buona la luminosità e la resa dei colori complessivamente ci è piaciuta. È senz'altro un buon display, veloce nello scrolling grazie ai 90 Hz dinamici e dotato di un solo foro per la fotocamera frontale. In basso troviamo il lettore delle impronte, veloce e preciso come da tradizione OnePlus. OnePlus quest'anno ha voluto montare un processore che farà storcere il naso a molti, ma dobbiamo dire e riconoscere dalle ottime prestazioni. Appena sotto ai top di casa Qualcomm Snapdragon 888, ma meno costoso e soprattutto meno energivoro, potendo così tenere il prezzo basso e migliorare altre componenti. È equipaggiato infatti con il MediaTek Dimensity 1200 AI octa-core da 3,5 GHz con processo produttivo a 6 nanometri e un processore grafico Mali G77 MC9. Abbiamo poi 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X, 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La nostra variante è con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, anche se io sono sempre dell'idea che i 12 GB per quanto riguarda la memoria RAM sono assolutamente superflui. Con 8 andate già alla grandissima. La memoria non è espandibile. La connettività è ottima. Abbiamo 5G, NFC, Wi-Fi AX Dual Band, Bluetooth 5.2. Non manca ovviamente il tupperello per silenziare le notifiche, molto comodo e iconico per quanto riguarda OnePlus, però manca il jack audio per le cuffie. A bordo troviamo la Oxygen OS 11.3, la prima versione del software OnePlus in coadiuvazione con Oppo che non cambia di nulla la facilità di utilizzo di una delle migliori interfacce Android sul mercato. Personalizzazione da top, Zen Mode, tasto di accensione personalizzabile per Google Assistant. Abbiamo poi il menu raccoglitore Shelf, app nascoste, parallele e il Game Space. Come da tradizione un software super fluido, come sempre, che godrà di ben 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 2 nuovi aggiornamenti di Android. Del MediaTek ve ne scordate subito, perché fa girare il Nord 2 come un vero OnePlus. Senza impuntamenti, surriscaldamenti, potrete giocare a molti giochi dello store alla massima risoluzione. Insomma, se i risultati sono questi, condivido la scelta di OnePlus. Il tutto è fruibile sempre alla massima reattività, senza il minimo intoppo né lag per quanto riguarda la fluidità del software e anche nell'apertura delle app. Quindi un plauso va fatto a questo SoC che si integra benissimo con il software a disposizione. Passiamo alle foto. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel e una 2 megapixel monocromatica. Sul fronte una 32 megapixel con apertura f2.45 di buona qualità.
OnePlus quindi è riuscita a montare i Sony MX766 da 50 megapixel che avevamo appena visto a proposito di déjà vu sul Reno 6 Pro, che è quindi anche lo stesso di OnePlus 9 Pro e di Oppo Find X3 Pro, tanto per intenderci. Questo lo rende uno dei migliori camera phone nella fascia media. Le foto con buona luce dal sensore principale, dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine, sono ottime, a livello dei due top citati prima, e rimangono buone anche con poca luce, ed è qui la vera differenza con gli altri medio gamma. Gli altri smartphone si sognano di fare foto così buone in questa fascia di prezzo. Con le altre due fotocamere torniamo però nel mondo dei medio gamma. La grandangolare fa il suo lavoro, ma è assolutamente nella norma, e la 2 megapixel monocromatica serve solo per migliorare gli scatti in generale. Io avrei aggiunto una fotocamera macro dedicata, magari con una risoluzione almeno da 5 megapixel, visto che questo è un po' il tallone d'Achille dei device di fascia media, però questa è un'opinione del tutto personale. Buoni selfie dalla frontale, molto buoni anche i video in 4K a 30 fps dalla videocamera principale. Il software fotocamera fa lavorare bene la stabilizzazione ottica e digitale, e ci siamo sempre trovati a girare video con colori definiti e dettagliati sempre presenti. Mi hanno invece un po' deluso i video con la grandangolare in Full HD a 60 fps, non proprio buoni, come non troppo buoni i video frontali che possono essere fatti solo in Full HD. La ricezione è buona, 4 tacche anche nei punti in cui di solito in casa ho una ricezione inferiore, quindi sopra la media. In chiamata si sente benissimo, ci sentono bene anche dall'altra parte, e l'audio delle casse, che diventano stereo con la capsula auricolare, sono buone, hanno un volume molto alto e non gracchiano nemmeno ai volumi massimi. E direi che questa cosa per un medio gamma è davvero tantissima roba. Veniamo all'autonomia, della quale siamo rimasti veramente soddisfatti. 4500 mAh che permettono, in abbinata col processore e il sistema, di arrivare a fine giornata senza mai problemi né pensieri, anche con uso intenso. Poi ragazzi, con l'alimentatore da 65 W avrete una ricarica completa in 30 minuti, quindi di cosa stiamo parlando? Tutto molto bene, e arriverete sempre a sera con minimo 25-30% di batteria residua, anche in modalità smanettamento full. Amici, concludendo, OnePlus Nord 2 costa 399€ nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 di storage interno, ma si trova già su Amazon a 394€. Direi che è un ottimo prezzo per uno smartphone che in alcuni punti vuole essere anche un top di gamma. Fotocamera principale, ricarica a 65 W, display a 90 Hz, molto luminoso e nitido. La miglior personalizzazione Android in commercio. La variante recensita da noi, la 12256, costa 490€. Ma se trovate l'8128 a meno di 390, per noi è un best buy. Detto questo, amici, iscrivetevi al canale, mi raccomando, venite a trovarci sul nostro gruppo Revotech Group, gruppo aperto a tutti, discussione sulla tecnologia, sugli smartphone, sugli indossabili, supporto, richieste e tanto altro. E anche sul nostro blog ceotech.it, il blog sulla tecnologia più figo che ci sia. Salutiamo gli amici sempre su Telegram dei malati di smartphone, venite a trovare anche questo nostro gruppo partner e cresciamo tutti insieme. Mi raccomando, likeate a bestia, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per non perdervi le nostre recensioni. Commentate in tanti, dite la vostra, dite come vi siete trovati con questo device e se lo prendereste oppure se preferite un altro smartphone sulla stessa fascia di prezzo. Detto questo, un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao!
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm